Traguardi raggiunti dal comune di ACI Bonaccorsi in tema di vivibilità dimostrano che se il termine sostenibilità viene rappresentato da un processo sociale ed economico ancor prima che ambientale, i risultati si possono ottenere. È emerso questo dal convegno sul tema La bioarchitettura e le prassi di buon governo organizzato dalla sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura. L'incontro si è svolto ad ACI Bonaccorsi a Palazzo Recupero Cutore ed è stato l'occasione per presentare il regolamento di edilizia sostenibile in vigore nel comune Etneo. Il tema della sostenibilità e quindi la sostenibilità intesa anche nell'approccio alla progettazione, alla realizzazione di opere e alla gestione del territorio è un tema centrale. E oggi non si può fare a meno di pensare a città sostenibili, interventi sugli esistenti sostenibili, e per questo occorrono strumenti di pianificazione che siano indirizzati verso questo programma di interventi. E questa è l'esperienza che si sta facendo qui ad ACI Bonaccorsi, che ha accettato di avere anche da parte degli ordini, da parte delle associazioni, un sostegno affinché questo percorso potesse essere portato a compimento, e cioè quello di dotarsi di regolamenti edilizi che puntano sugli elementi di bioarchitettura e sulla sostenibilità come fatti centrali. Questo percorso è già da qualche anno che l'Istituto Nazionale lo ha attuato e lo porta avanti e lo sta sempre più calibrando e specificando a seconda delle realtà urbanistiche, urbane che man mano andiamo incontrando. Principalmente possiamo dire che si basa su due principi importanti: quello di portare avanti delle tecnologie e quindi dei metodi che chiaramente incentivano sia l'uso di materiali ecosostenibili ed ecocompatibili, e da una parte averne un beneficio anche di ritorno sia in termini energetici e quindi di risparmio vero e proprio, e possibilmente anche un beneficio dal punto di vista di una maggiore possibilità di edificare, quindi sulle nuove costruzioni di poter avere, diciamo, un bonus sulla volumetria, quindi sulla superficie e sul volume che l'abitante può godere a fronte di questi interventi.